crollo vero e proprio dei prezzi del petrolio hanno portato i prezzi stessi da circa 73, 73 e mezzo dell'inizio dell'ultima decade di maggio fino al prezzo di 64 dollari al barile all'incirca, toccati proprio nella mattinata europea di oggi. Anzi, c'è stato un minimo sulla scadenza frontale a 63,59 per quanto riguarda il WTI. Il petrolio però si sta muovendo con un movimento molto tecnico. Dopo la rottura della trend line rialzista che sosteneva i prezzi, c'è stato un retest della stessa trend line, questa volta nella parte inferiore, e tra l'altro più o meno su quei livelli di prezzi coincidono anche un po' di medie mobili che si stanno incrociando, quella a 20 periodi e quella più lenta a 50 periodi. L'incrocio di queste medie mobili, insomma, ha provocato probabilmente un'ulteriore discesa dei prezzi. Il movimento è tecnico e prescinde in questo momento dai fondamentali, che poi alla fine, lo dico da mesi, sono piuttosto equilibrati. Ciò che mi aspetto è un petrolio in ampio trading range, fra i 75 massimo 80 dollari per i prossimi mesi, e nella parte bassa 60 dollari, massimo 58-57, potrebbe essere un buon supporto, e che costituisce anche il minimo fatto segnare a febbraio, anche minimo del 2018. Teniamo presente un punto: che lo stato di cui si parlava prima, l'Arabia Saudita, ma anche gli altri paesi del cartello dell'OPEC, non possono più permettersi prezzi così bassi come quelli visti fra il 2014 e il 2017, proprio perché le loro finanze sono andate via via degradandosi verso livelli di guardia, livelli di attenzione, e quindi non ci sono più tante riserve per poter sopperire agli introiti che derivano da un prezzo del petrolio più alto. Ecco perché sono abbastanza ottimista che queste discese di prezzo poi saranno ben contenute da acquisti che arriveranno al momento giusto. Gli stessi americani non vogliono un prezzo del petrolio così basso, e quindi, nonostante la richiesta di aumento della produzione, poi alla fine probabilmente vedremo un petrolio che si muoverà proprio all'interno di questo range.